Vicentino. Ecco, l'altra scritta che ho lì è quella che dicevo prima del Duce, che è su una casa, che è questa casa qua sotto, che naturalmente non si vede la scritta e neanche con ingrandendo è molto visibile, però questo ci dice comunque che la casa non solo c'era già di fredda, ma non c'era nulla lì, infatti c'è un bel giardino che esce dall'altra parte. Ma quello per cui ho fatto questa diapositiva è il rondò. Siamo infatti in un punto che è stato noto sempre come rondò, perché è il rondò dove il tram 24 faceva capolinea fino ai 30. Il rondò quindi non è soltanto un luogo in generale, è innanzitutto un riferimento ai trasporti, e questo riferimento ai trasporti ci dice, come tutte le storie dei trasporti ci insegnano, che lì finiva la città, perché le linee tranviarie soprattutto arrivavano da dove finiva l'abitato. Questo ci dice quindi che fin qui, sulla via di Pavonti, e del resto le case che avete visto si testimoniano, fin già negli anni 30 c'erano le case, quindi erano già abitate. E se ricordate la cartina che abbiamo visto del 1883, dove c'erano le rotaie nel centro, significa che questa era una strada veramente importante, perché andavano tutti a abitare lungo questa strada. Il motivo era anche semplice, effettivamente questa strada portava verso Pavia, ma portava anche verso la campagna e vengo del sud Milano, quindi era anche comoda per chi doveva poi magari andare a lavorare la campagna non avendo una vicina. Il rondò ha ospitato da secoli direi una delle tante osterie della zona. Qui c'era la osteria della pianta e poi ce n'erano altre, molto osterie del pesce, toro, insomma tutte osterie che hanno fatto sì che lungo la via dei Pavonti fosse facile trovare un posto dove si mangiava bene e si prendeva poco. Posso spezzare una lancia a favore di via dei Pavonti anche adesso, perché io lavoro in via dei Pavonti da molti anni e ancora si trovano molti posti dove si mangia bene e si prende poco. E come molte delle persone, non posso fare pubblicità, ma ci sono, andate lì e vedrete. È il mio punto di cultura. Ah, ecco, anche se c'è attività. Sì, sì. Sì, è un lavoro, garantisco che non è un lavoro. Quindi diciamo che questa non è stata come simbolo della ristorazione, non è soltanto lei naturalmente, ce ne sono altre, è un'osteria che era quella segnata sulla cartina del Clariccio, ricordate che c'è scritto osteria. Ecco, era l'osteria Vigorelli, che è quella cascina lì. Chiamata Cascina Vigorelli, ma in realtà Osteria Vigorelli, che è rimasta in funzione con questo nome fino a 6 o 7 anni fa, poi ha cambiato due volte gestione e nome, vabbè, adesso è un livello diverso. Quello che è rimasto interessante però è che oltre alla cascina dell'edificio, come gli edifici di fianco, c'è uno splendido giardino che lo potete vedere qui a fianco a sinistra, vedete tutta quella parte verde, è una parte alberata, adesso c'è dentro un mini gazebo, ma comunque è un giardino che risale ancora tanto tempo fa. Questa cascina Vigorelli, come vedete dal fatto che dietro ci sono i soliti palazzoni orrendi, vuol dire che stiamo uscendo dalla città. Qui siamo nell'area che dovremmo chiamare Parco Sud, che io invece chiamo di Crestopoli, perché come sempre sapete che il terreno, non essendo comunale, ma essendo un imprenditore privato, ci ha costruito. Qualche volta abbiamo un po' derogato, abbiamo stato da tribunale, questo è un altro discorso. Di fronte a questa stessa cascina c'è l'altra cascina, la cascina Pozzuolo. La cascina Pozzuolo, che ho scritto tuttora anche lei un locale di ristorazione, che però non conosco, anche perché credo che sia aperto soprattutto la sera, è importante dal punto di vista storico perché era la sede del comune di Vigentino, in pratica era municipio. Questo perché Vigentino era naturalmente un borgo sparso, molto lungo le campagne, quindi in questo posto in particolare, essendo sulla strada vigentina, potevano ricondursi un po' di vari sentieri. Il comune, come tutti i comuni sapete nel 1923 venne assorbito dal comune di Milano, aveva poi spostato la sua sede in un edificio che era di fronte al bar Rondò che abbiamo visto prima, quindi al Rondò. Quell'edificio è stato bombardato durante la seconda guerra mondiale e al suo posto è sotto una scuola che è tuttora visto, anche se poi ha ospitato i carabinieri. E adesso non credo ci sia più una scuola, io ho messo presso l'università. Ma queste sono modificazioni che avvengono praticamente ogni 5 anni, per cui non è caso di soffermarsi. La storia dice che lì c'era municipio e questo è lo
quelli da Vigorelli erano ospedalieri, no? E poi anche la Cascina Pezzola è diventata un ristorante. Quindi questa è una caratteristica di tutta la via. Il motivo è semplice: se avete presente tutte le strade consolari che si muovono nella Pianura Padana, pensate anche alla Pavonese, dalla zona di Cremona, sono costellate, puntellate di osterie e trattorie. Quindi è scusa, per la seconda osteria, sì, messa qua sulla destra, fino a un po' di anni fa si chiamava Comune di Rue. Sì, esatto, esattamente. Infatti io, come dice, non faccio i nomi di carico, è vero, tra l'altro ha cambiato gestione. E ricordo anche che aveva avuto dei problemi con la malavita e si era ribellato e aveva vinto. Poi però ha cambiato gestione, quindi aveva vinto la malavita, come sempre in questi casi. E la storia non è.